Buongiorno a tutti amici, il dolce che vi proporrò oggi è veramente fenomenale, morbidissimo e perfetto per la colazione, senza burro, con un profumo eccezionale. E qui c'è qualcuno che vi vuole salutare. Eccoci qui, di nuovo qui presenti Giuseppe e Marta. Mami. In arte mami. Tu non hai il nome d'arte, babbo, ora che ci penso. No, Giuseppe. Detto babbo. Babbo, guarda. Allora, vi presentiamo una torta bellissima fatta da mami, una torta di mele e arance. Squisitissima. Annusate, che buona! Babbo subito pronto, capito? Scusa, mi fa vedere la torta, parlo, però non assaggio. Tu ti sei messo qui davanti alla telecamera. Solo per guardare la torta, che bella! Per annusarla, te l'ho anche fatta annusare. Infatti, me l'ha passata così. Tieni babbo, mangia tutta intera. Vai, assaggia. Guardate, si vede già quanto è morbida. Beh, si mangia in un boccone. Babbo, sì, la mia garanzia. Buonissima. Ah, che dici? Hai una figlia brava? Sì. Non c'è bisogno né di piattino, né di forchetta. Appunto, io sono andata così in mano. Un morso proprio enorme. In un attimo. Ci vedremo più presto. Buona serata a tutti quanti. Ciao. Poi vi prometto che presto vedrete anche un nuovissimo video assaggi con il mio babbo. Per realizzare la tortina avremo bisogno di 2 vasetti di yogurt agli agrumi che io travaso subito in un'altra ciotola perché come unità di misura dovremo usare proprio il vasetto dello yogurt. Quindi uniremo 2 vasetti di zucchero, 3 uova grandi e a temperatura ambiente, 1 pizzico di sale, la scorza grattugiata di un'arancia biologica, e montiamo finché il composto sarà chiaro e spumoso. Eccolo qui. Ora aggiungeremo anche gli yogurt e con le fruste in movimento alla minima velocità un vasetto di olio di semi di girasole, così a filo. Setacciamo un vasetto di fecola di patate, 2 vasetti e mezzo di farina, una bustina di lievito per dolci vanigliato, mescoliamo inizialmente con le fruste senza azionare lo sbattitore per evitare che si formi il polverone di farina, dopodiché lo accendiamo e lavoriamo il composto giusto per qualche secondo finché risulterà omogeneo. Ci prepariamo una tortiera di 26 cm di diametro con un foglio di carta da forno posizionato sul fondo e con un pennellino cospargiamo tutta la base più i bordi con un po' di olio. Affettiamo l'arancia che abbiamo grattugiato prima a fette sottili. Versiamo 2 cucchiai scarsi di zucchero sulla base della tortiera e anche un po' sui bordi, così come mostrato in video, e disponiamo tutto a giro le fettine di arance.
Ora prendiamo due mele, le tagliamo a spicchi che ci occorreranno per dopo e ne ricaviamo qualche fetta sottile da disporre al centro. Poi se preferite mettete soltanto arance, sarà buona ugualmente. Ci versiamo sopra tutto il composto, lo livelliamo. E ora sarà giunto il momento di disporre tutti gli spicchi di mela tutto attorno, così come vi sto mostrando in video, infilandoli proprio nell'impasto, in modo tale da risultare perfettamente al centro una volta che la torta cuocerà. Inforniamo in forno già caldo a 180 gradi per circa 55 minuti, almeno nel mio forno a gas questo è il tempo di cottura, però giustamente verificate voi con lo stecchino che dovrà uscire asciutto. Eccola prontissima, non potete immaginare il bellissimo profumo che ha rilasciato in tutta la casa. Attenderemo giusto un quarto d'ora e poi sformeremo la torta e la capovolgeremo sul piatto da portata, così in questo modo. E voilà! Niente zucchero a velo, soltanto un po' di scaglie di mandorle tutte al centro per creare un'ulteriore decorazione. Pensate che questa torta l'ho preparata di sera per averla l'indomani a colazione, ma non abbiamo resistito e nonostante fosse ora di cena, ne abbiamo voluto mangiare subito due fette a testa. Che golosoni! Ma è veramente irresistibile. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta e spero dalla prossima settimana di iniziare a proporvi qualche ricetta per Natale e qualche video assaggi con il mio babbo. Se doveste rifare questa torta, ma non solo questa, mandatemi la foto che mi fa sempre tanto piacere poi condividere. Trovate tutti i modi per contattarmi come sempre giù in descrizione nell'info box. Ma guardate quanto è bella e quanto è soffice. Non vi fa venir voglia di prepararla subito? E mangiarla soprattutto. Io non resisto di fronte alle torte così, queste semplici, di mele, arance, poi le amo troppo. Vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!